a tutti amici ludici ed eccoci ad una nuova apertura di scatola. Stavolta vi aprirò il terzo azul, quel Summer Pavilion che tanto mi è piaciuto intavolare a casa di amici e questa cosa mi ha portato all'acquisto quasi immediato. Allora, è un gioco da 2 a 4 giocatori come l'azul base. Dai 30 ai 45 minuti di durata e dagli 8 anni in su. Ovviamente ho sempre pre-intaccato il cellophane per non perdere tempo e fare guai. Ecco qua il regolamento molto breve in 6 paginette. Rispetto all'azzurro base va un attimino metabolizzato meglio il sistema di gioco. È immediato nelle prese come azzurro, nelle prese delle tessere, però bisogna fare un attimo qualche ragionamento in più per il posizionamento delle stesse. Questa è la plancetta che va messa al centro con le tessere bonus per tutti, che si vanno a prendere nel momento in cui andremo a circondare uno di questi, diciamo, edifici, o questi simboli che ci saranno sulle nostre plance. Questa non è una plancetta, ma è una scheda, sembra, vedete? Sottilissima. Queste invece sono le plancette di cartoncino di ogni giocatore, col fronte e i colori preimpostati da una parte e il retro a schema libero. Sono ovviamente 4. Poi ci sono i vassoi da defustellare con le tessere punti, uguali fronte e retro. Qui c'è lo schema di montaggio della torre. Ah no, penso che sia l'adesivo da mettere alla base. Sì. Questa è la torre per gettare gli scarti, lo sfrido dei nostri vetri. Ah, ci sono già all'interno delle tessere, bene. Vedete? Qui le famose tessere. Bellissimo, questo suono è meraviglioso. Il sacchettino di tela di un bellissimo verde. E queste sono le tessere romboidali. Dentro c'è l'inserto, ah, ecco i segnalini. Questa è la tessera primo giocatore, questi sono i marcatori segnalini dei giocatori per il punteggio. Andiamo a vedere qualche tesserina con quel tintinnio tanto soddisfacente. Vedete? Fronte retro come quelle dell'azzurro normale. Io ve lo consiglio, è bello, scusatemi per lo scossone della telecamera. E questo era il disiscatolamento di Azul Summer Pavilion. Ciao!